sa quello che vuole tu, non sai quello che vuole lei, non te lo immagini neanche. Buonasera, bentornati a Me contro Tu, tutto un altro genere di storia, la storia declinata al femminile, e questa sera parleremo di Napoleone. Beh, oddio, non proprio. No, di scusa, io stavo già per azzannarti, perché come noi vogliamo fare una trasmissione che focalizzi, enfatizzi, riconosca il ruolo delle donne nella storia, ci ispiriamo al Me Too, Me contro Tu, e tu mi tiri fuori Napoleone, che è la quintessenza della mascolinità, è proprio adottato come simbolo proprio dagli uomini che non devono chiedere mai. Io sono uno storico militare, quando sento parlare di Napoleone Bonaparte io parto, prendo il mio corpo d'armata, impacchetto e mi dirigo verso il nemico alla massima velocità possibile. Mi scuso. A meno che tu non voglia proporre una versione inedita di Napoleone. Napoleone visto dal punto di vista delle sue donne, perché dietro a ogni uomo c'è una grande donna. Dietro a Napoleone, che è stato uno degli uomini più grandi della storia, c'erano una donna davanti, una dietro, due di fianco. Cioè, praticamente come nel Kama Sutra del Tempio di Angkor Wat. Donne da tutte le parti. Esatto. E io ho portato un cimelio, per cominciare a parlare della donna più importante della vita di Napoleone. Ed è questa. Questa è la scarpa della madre di Napoleone. Davvero? E sai perché? Ah. Perché è una scarpa da corsa, e Letizia Ramolino, come sappiamo tutti, era una bella fanciulla, il fiore della Corsica, che è l'isola da cui proviene, insomma, la famiglia Bonaparte. Dopo di questo, insomma... Donna assolutamente straordinaria, perché ha una sorta di record mondiale, dovete sapere, perché caso più unico che raro nella storia, è stata madre di un imperatore, tre re, una regina, un principe, una principessa e una granduchessa. Battendo il record di Caterina de' Medici, che aveva avuto tre re. Soltanto tre, si è fermata tre, i tre re magi, no, i tre re morti, perché sono tutti morti, ahimè, di morte violenta. E il tutto questo nascendo in una piccola famiglia di piccola nobiltà corsa, appunto, molto favorevole più, diciamo la verità, a Genova che a la Francia, sì. Ma... comunque, questa è. Per un pugno di anni Napoleone avrebbe potuto essere il grande eroe dell'unità d'Italia, mentre invece è stato il grande eroe dell'impero francese. Insomma. E ha tolto anche una U dal suo cognome proprio per perché smarcarsi. Bonaparte era diventato appunto Bonaparte, ma forse è meglio che sia nato in Francia, perché probabilmente l'Italia, con questo suo talento nel deprimere i talenti, che purtroppo non è una cosa di ieri, ma è quasi molto più di oggi, probabilmente avrebbe fatto di Napoleone un... così, già lo faceva con gli uomini di deprimere i talenti, con le donne ancora meno. Ecco, bisogna dire che Letizia Ramolino è una madre che incarna nell'età neoclassica, fine Settecento, primi Ottocento, quando i politici, che sono in genere tutti persone colte, riscoprono la cultura romana, incarna il tipo della matrona orgogliosa dei suoi figli, Cornelia, madre dei Gracchi, Porzia, insomma, anche Napoleone stesso nelle sue memorie la esalta, sì, no? Parla più di lei che del padre, assolutamente. Ma Napoleone, e questo è anche un punto in comune con Garibaldi, per dire che anche lui nelle sue memorie dà il giusto spazio alle donne che hanno favorito la sua carriera, che l'hanno amato, che gli hanno insegnato anche molto. Credo che un grande uomo ha dietro una grande donna, ma un grande uomo è anche quello che sa riconoscere l'apporto, il contributo, anche non solo in senso di assistenza, di accudimento, anche proprio culturale, di formazione che gli hanno dato le donne che ha avuto accanto. E in questo Napoleone, bisogna dire... Beh, diciamo la verità, lui soprattutto con la madre, questa cosa qui, nonostante che poi per un certo periodo della loro vita non sono andati assolutamente d'accordo, perché ricordiamo che quando Napoleone poi decide di sposarsi con Giuseppina Beauharnais, non solo, ma la fa diventare anche imperatrice dei francesi, la madre non ne vuole assolutamente sapere. Addirittura si rifiuta di presenziare alla cerimonia dell'incoronazione. Forse gli sarebbero più piaciute queste fanciulle che lui aveva conosciuto in gioventù, queste brave ragazze, spose di militari, con le sorelle Clary, per dire. Soprattutto la Clary. Allora, dovete sapere che questa Clary era già all'interno, diciamo così, della famiglia allargata dei Napoleonidi, perché era la cognata del fratello più grande. La cognata sempre dei numeri, bisogna dire. Di Giuseppe Bonaparte, che aveva sposato una Giulia Clary, e la sorella di questa Giulia Clary era Désirée Clary. Désirée, questo nome accende fantasie romanzesche. Esatto. Delle storie d'amore più famose della storia. E non le accende solo a te, ma le accese soprattutto al nostro piccolo ufficiale corso,
nostro artigliere, che si innamora di questa ragazza e le fa una corte serrata, ottiene addirittura l'assenso del padre per potersi fidanzare e poi sposare, anche perché nel momento che aveva un disperato bisogno di soldi, quindi voleva sposarsi per non avere una dote, insomma. Poi però viene chiamato a Parigi per un incarico militare e a Parigi conosce Giuseppina. Bisogna dire che aveva conosciuto anche altro a Parigi, eh? Aveva già conosciuto altro, esatto. E soprattutto c'è una cosa molto particolare che ho ritrovato girando tra le memorie napoleoniche. Pare che il primo incontro di una certa importanza di Napoleone con una donna sia stato con una donnina. Donnine sono la mia passione, ho scritto un libro sulle sporche donnine. Infatti però... io ti volevo far leggere nel diario di Napoleone come questo primo incontro lui lo descrive. Ma questo è proprio interessante, perché questo è... ecco, vedere l'eroe in questi momenti di così anche un po' piccanti. Allora, ecco, uscivo dagli italiani, cioè dal teatro, quindi un gentiluomo che esce dalla serata a teatro, passeggiavo a grandi passi lungo i viali di Palais Royal. Ora, il Palais Royal era il luogo di perdizione a Parigi, era praticamente un grande bordello a cielo aperto, c'erano locali di tutti i tipi, praticamente potevi ordinare il caffè e ordinare anche la compagnia femminile con la stessa moneta. Ero sulla soglia della porta di ferro quando il mio sguardo si pose su una persona di sesso femminile, e questo già, non bisogna proprio dirla, perché è una donna, si sente già il figlio dell'illuminismo, esatto. Il figlio della rivoluzione, no? Che vede nella donna non neanche la prostituta, ma è una persona innanzitutto di sesso femminile. Poi quando uno è grande, grande anche nelle piccole cose, bisogna proprio dirlo. Allora, la statura, la sua estrema giovinezza non mi fecero dubitare si trattasse di una mondana. La guardavo, lei si fermò. La sua timidezza mi incoraggiò e le parlai. Sì, le parlai, proprio io che pervaso più di chiunque altro dall'odiosità della sua condizione, mi sono creduto insudiciato. E anche questo, insomma, è veramente parla di un uomo sensibile, con una grande profondità. Certo, è una cosa scritta a posteriori, quindi naturalmente queste memorie sono scritte con la saggezza della maturità. Però comunque è una sensibilità abbastanza inusuale anche oggi. Le avrà molto freddo, dice Napoleone alla ragazza. Come può pensare di passeggiare nei viali? Ah, signore, mi sostiene la speranza, devo pur terminare la serata. L'indifferenza con cui pronunciava queste parole, la tranquillità di questa risposta mi conquistò e mi avvicinai. Lei ha l'aria di avere una costituzione molto fragile. Mi sorprende che non sia affaticata del suo mestiere. Diamine, signore, bisogna pur far qualcosa. Può essere, ma non c'è un mestiere più adatto alla sua salute? No, signore, bisogna pur vivere. Fui ammaliato, vidi che almeno mi rispondeva, successo che mai mi era arriso a tutti i tentativi che avevo fatto. Quindi la prima donna che gli mostra attenzione è una povera prostituta alla quale lui mostra, alla quale forse magari anche lui si approccia questa donna con questo senso quasi di accudimento, che è poco militare, poco maschile, mm-hmm. E ti mostra veramente un Napoleone diverso. E hai fatto bene a proporre questo personaggio, perché di Giuseppina Bornet, la sua prima moglie, Maria Luisa, la seconda, tutti sappiamo tutto, insomma, sono personaggi veramente celebrati. Però di questi piccoli personaggi nelle pieghe della vita, esatto, dell'eroe si sa poco, e raccontano di più di lui, più di queste grandi e famose compagne. Arriva al termine di un periodo della vita molto difficile per Napoleone. Cioè, il giovane Napoleone va a fare l'accademia come tenente di artiglieria, uscirà come tenente di artiglieria, ma diciamo che viene considerato molto male dai suoi colleghi di accademia, è una specie di sociopatico, uno che sta molto sulle sue, non parla con nessuno, e per questo motivo viene bullizzato, oltretutto ha questa marchia. Sembra il protagonista di un film per young adults di oggi, proprio il ragazzino difficile. Ha anche questa marchia di essere corso, no? Che per i francesi non è proprio essere francesi al 100%. Quindi viene trattato malissimo fino al giorno in cui scoprono che ha un talento particolare per la guerra, ed è quello del famoso episodio della battaglia di Palle di Neve, in cui c'è questa battaglia palinere tra gli studenti dell'accademia, e lui conduce la sua squadra con delle ottime tattiche militari alla vittoria. E poi la squadra dei nerd, proprio, la squadra, sì, degli esclusi. Era i la poveri. Squadra degli esclusi, esatto, e lui la conduce alla vittoria. E tutti si accorgono che ha un certa predisposizione per la guerra. Sfatiamo un mito che non era un nano, perché gli inglesi, quegli stramaledetti inglesi, hanno così propalato la diceria per cui era un nanerottolo. Mentre invece era alto 1,69, 1,70, che era l'altezza media per l'epoca. Sì. Non era uno stangone, questo di sicuro no,
però non era neanche un nano come gli inglesi ce l'hanno voluto fare, ce l'hanno dipinto per parlarne malissimo, soprattutto dopo che lui aveva perso il potere, ovviamente, perché certo, arriva sempre dopo. Arriva sempre dopo. Sì. In realtà anche loro subiscono tantissimo il fascino di quest'uomo. Fascino personale che tutti gli riconoscono e che naturalmente ha anche steso una delle donne più belle, più ammirate della sua epoca, cioè appunto Giuseppina. Che secondo me è stata un po' per lui quello che Margherita Sarfatti è stata per Mussolini. Sì, assolutamente. Ecco, quella che, che gli ha insegnato il saper vivere. Una maestra d'amore, di sesso, di saper vivere, l'ha rivelato a se stesso in un certo senso. L'ha plasmato proprio, l'ha proprio plasmato, cioè lei dietro i grandi successi suoi al buttarsi e a diventare un personaggio così importante, così giovane, cioè la sicurezza di avere una donna come Giuseppina alle sue spalle. Senza questa presenza lui non sarebbe diventato immediatamente quel giovane generale da tutti amato e idolatrato. Tra l'altro una passione fisica fortissima. Sappiamo l'aneddoto della lettera in cui lui le chiede non lavarti, sto tornando, perché lui amava di lei anche. Però insomma, questo periodo del primo Ottocento è un periodo in cui i giovani prendono il potere, sono giovani, vogliono vivere la vita bruciando la candela dalle due parti, si può morire il giorno dopo, quindi sono giovani donne e giovani uomini che fanno lavoro come pazzi, combattono eroicamente, con spezzo della vita. Questa è la prima parte. Ecco, perché un uomo così, dopo aver vissuto degli anni accanto a una donna come Giuseppina, si sposa una come Maria Luigia? Ligia Alfredovello. Maria era Luigia, proprio il simbolo Ligia di tutto quello contro cui aveva combattuto tutta la vita. Maria Luigia, l'erede dell'impero asburgico, che era proprio appunto la restaurazione, la reazione, l'ancien regime. E qui ci sono la ragione di Stato innanzitutto dietro, perché Giuseppina non gli ha dato un erede. Non gli ha dato un erede, mentre l'intera Francia voleva che Napoleone avesse un erede. In realtà Napoleone aveva già avuto altri due figli maschi in precedenza. Che però non aveva riconosciuto. Non aveva riconosciuto. Uno l'aveva avuto da Eleonore Dunuel, che era una parigina che lui aveva conosciuto, con la quale, a parte appunto questa notte in cui lui la mette incinta, c'è un po' altro. Questi come tipo Pippo Baudo, che ha avuto un figlio durante una tournée in Australia. Molto più importante è il secondo figlio, che lo fa con Maria Valeska, che invece è una donna che gli rimarrà affezionata per tutta la vita. Altro, interpretata da Greta Garbo, poi fra l'altro, film famoso. Donna che con il figlio lo andrà a trovare quando lui sarà in esilio all'Elba, e donna che si farà trovare sul molo da dove parte la nave di Napoleone diretta all'esilio finale, quello di Sant'Elena. Quindi una donna veramente affezionata a Napoleone. Però anche l'affetto tra Maria Luigia e Napoleone è molto sincero. Sì. Io sono affezionata a Maria Luigia perché sono andata a Parma e lì Maria Luigia è un mito, la Gigiassa la chiamano, raccontano anche aneddoti molto salaci sulla sua vita dopo Napoleone. Però era questa coppia così, la strana coppia in qualche modo funziona, tant'è che hanno anche un figlio, anche rapidamente. Sì, poverino, gliene succede, ha una vita romantica, nel senso... È l'eroe romantico per letterario del termine, proprio perché vive pochissimo. Non è edotto dei suoi natali fino a una certa età, lo scopre da solo. Fanno il lavaggio del cervello praticamente. Sì, come una folgorazione, capisce di essere il figlio del grande imperatore francese. Forse il nostro pubblico non sa che questo ragazzino, questo bambino, ancora molto piccolo alla caduta di Napoleone, viene allevato in Austria, proprio a Vienna, con il nome di Franz. Sì. E non conosce appunto le sue origini finché non si infila nella biblioteca del palazzo e trova i libri, le biografie, le storie che gli raccontano chi era Ventresu. E diventa l'epitome dell'eroe romantico, bello, infelice, sradicato, tant'è che diventerà protagonista di una pièce famosissima di Edmond Rostand, l'autore di Cyrano di Bergerac, e L'Aiglon, lui chiamato l'Aquilotto, come Napoleone era l'Aquila, il figlio è l'Aquilotto, il re di Roma, fu interpretato nel suo modo più mirabile da Sarah Bernhardt, quindi era una parte che veniva interpretata in travestì dalle grandi attrici dell'epoca. Fu veramente ne fu fatto anche un film muto per dire l'importanza che nell'immaginario popolare ha avuto il figlio, questo figlio sventurato di Napoleone. A proposito delle donne, giusto per culminare questa nostra trasmissione, la madre di cui abbiamo parlato all'inizio sarà quella che poi sopravviverà a tutti, questa donna che morirà nel 1836,
Quindi ben dopo molti dei suoi figli... No, no, ti dico io chi è sopravvissuta ancora oggi. La sorella terribile di Napoleone, Paolina, Paolina Bonaparte, che possiamo tutti ancora ammirare nella galleria borghese, nella sua splendida nudità. È una donna che si è veramente divertita nella vita, passando da... Diciamo che da un punto era in amore quello che suo fratello era sul campo di battaglia, no? Sì. Una veramente una conquistatrice, però incapace di mantenere a lungo la propria vittoria, tanto che morirà anche molto, molto giovane e molto sola. Però fu una delle donne più belle della sua epoca, tanto che le sue fattezze sono state immortalate dal Canova, ed è veramente, cioè, oggi ancora possiamo subire tutto il fascino di una donna di un'epoca in cui si amava e si lottava al 100%, insomma, si viveva la vita. Bella questa cosa della famiglia di Napoleone, penso che io e te ci potremmo scrivere un libro insieme, sai, su questo argomento. Ma io ci sto, amico mio. Allora, noi intanto vi salutiamo e ci sentiamo domani o dopodomani o post domani, non sappiamo alla prossima quando. Puntata. Comunque, la prossima puntata di Mi contro tu. Ciao da Andrea Sant'Angelo. E via, c'è. Non sai quello che vuole lei, non te lo immagini neanche.